con parlamentare 5 Stelle, Laura Castelli. Laura, buongiorno. Laura Castelli, che durante la discussione in studio e ascoltando le parole di Bonanni dissentiva moltissimo su quanto è stato detto. Beh, io credo che più che fare un accordo con un attimo, i parlamentari... Scusate solo un secondo, che c'è della vedova che deve andare via perché deve lavorare. Grazie, se sono... Capito. Grazie. Allora, prego, prego, scusate. Sì, grazie. Dicevo che più che chiedere ai deputati e al governo di fare accordi, potrebbe andare a parlare con i cittadini, i sindacati che decidono di fare 4 ore di sciopero pagato, ricordiamolo ai cittadini che ci seguono da casa, non è uno sciopero volontario, è uno sciopero pagato con i soldi pubblici. Bene, questo sciopero speriamo che si prolunghi oltre le 4 ore, e vorrei ricordare che cittadini che scendono in piazza tutti i giorni per dire i no alle scelte del governo e dei sindacati, che sono anni che firmano contratti pazzeschi insieme al governo e sono proni del governo, li fanno insieme, perché non ci dimentichiamo gli accordi firmati nel maggio 2013, non ce li dobbiamo dimenticare, perché sono quelli che da qui al 2017 peseranno sulla testa dei lavoratori. E poi ancora una volta, chi dice che la sanità non è stata toccata? Signori miei, Letta ha detto una bugia, continua a dirla, perché i contratti di chi lavora nella sanità, parlo di infermieri e medici, non di certo dirigenti o delle cariche politiche di nomina politica, verranno toccati negli orari di lavoro. Con questa allora, legge di stabilità. Non togliamo posti letto, certo, ma togliamo gli infermieri che accudiranno le persone nei letti. Allora io mi chiedo che cos'è meglio. In ogni caso questa legge di stabilità oggi è criticata da tutti, ma io mi chiedo prima di farla uscire con la bollinatura della ragioneria dov'era, no? Non parla assolutamente di abbassamento della tassazione alle imprese, non ne parla affatto, anzi adotta misure assolutamente regressive sui consumi. Letta promise in questa Camera, in questo Parlamento, che non avrebbe più fatto manovre regressive. Benissimo, quello che ha fatto invece sulla manovra rispetto all'abbattimento, alla riduzione del cuneo fiscale, ha una conseguenza regressiva sui consumi. Allora, però io le faccio rispondere immediatamente a Bonanni, che è qui in studio. Voi contestate ai sindacati di essere, insomma, proni al governo. Non capisco cosa significa scioperi pagati. I scioperi non sono mai pagati, sono pagati dai lavoratori, non né dal governo né dalle aziende. I scioperi sono pagati dai lavoratori. E mi meraviglia appunto che un rappresentante del popolo non sappia questa verità essenziale. Circa il fatto dei contratti pubblici, i contratti pubblici di cui parla, mi meraviglio ancora una volta, non si fanno da 7 anni, è la questione di cui stiamo parlando. Ecco perché io sono convinto. Ma gli accordi che avete firmato nel 2013 serviranno per modificare quelli che farete nel 2017. Ecco perché io non so di che cosa parla la signora, ecco perché io dico, con tutta la riverenza nei confronti della parola del popolo, che certe volte il mio proverbiale zio è meglio di molta gente che sta in Parlamento. Famoso nonno. E spero che ci sia rinnovamento nel paese. Va bene, allora Castelli. Prima o poi ci entrerà anche lei, come stanno facendo tutti i sindacalisti. Lei parli per adesso, parli per lei. Parli per lei, che non ha nessun consenso, solo per 4 click se trova in Parlamento. Solo per 4? Click. Cliccati. Vabbè, però no, i voti poi nel sì, ma figuriamo. I voti con gli oligarchi che non vogliono cambiare la legge elettorale per decidere la loro chi va in Parlamento. Interna. Ecco perché siamo arrivati al suo... Fermo, perché Castelli deve andare via, vero? Sì, Roberta. Alla Camera, comunque sulla legge di stabilità, tornando al tema da cui siamo partiti, oddio, il Movimento torniamo indietro, però, 5 vabbè. Stelle è pronto a dare battaglia già da oggi? Sì, il problema è uno solo, che noi siamo veramente in dubbio sul fatto che questa classe politica si possa permettere di prendere certe decisioni, per esempio tassare le rendite finanziarie, cosa che noi chiediamo a gran voce, per esempio, come tante altre cose, le politiche sulla casa, spostare i soldi che oggi sono sulle grandi opere, sulle piccole opere, per i comuni e a favore dei cittadini. Per esempio anche gli investimenti sulla TAV? Per esempio gli investimenti sul TAV, ma così come su tutte le grandi opere che questo paese ha addosso. Mi scusi, non c'eravate, certo, vero, in piazza l'altro giorno, sabato, per la... Noi siamo cittadini e quando andiamo nelle manifestazioni lo facciamo da cittadini. Quindi proprio perché non potremmo fare politica se non ci ricordassimo tutti i giorni che siamo cittadini, che prendono andata, il pullman, che prendono il treno per tornare a casa e quant'altro. È scesa in piazza anche lei sabato. Io ero sul territorio piemontese a fare delle direttamente attività. Direttamente all'origine. Oh, c'è una notizia sulla legge di stabilità. Coperture per 11,5 miliardi, più entrate per 7,2 miliardi, nel 2014 minori spese per 4,2 miliardi. Sono alcuni dati
che arrivano ufficialmente, insomma, dal DDL, che fino ad oggi era, era sì filtrato, ma insomma non in maniera ufficiale. Allora, Castelli, grazie, ha finito? No, vuole dire ancora no, una cosa? No, l'ultima cosa, questi tagli di cui lei sta parlando ora, 3,5, sono sulla spesa corrente. Anche qui noi sorridiamo e speriamo che si possano fare davvero, perché le clausole di salvaguardia che ci saranno applicate qualora questi 3,5 miliardi non potranno essere tagliati saranno pesantissimi e saranno fatti sulla testa dei cittadini ancora una volta. 3,5 miliardi di spesa corrente sono quasi impossibili, perché le lobby e gli interessi stanno proprio sulla spesa corrente. Staremo a vedere. Allora, l'ultima cosa che le chiedo è questa: l'incontro con Grillo, che è stato rinviato la scorsa settimana, venerdì, è previsto, posticipato? Mi sembra che con la legge di stabilità non c'entri nulla. Grazie. Però è previsto per il momento o no? Ma, noi facciamo la nostra vita in commissione, parliamo della legge di stabilità. Vabbè, però a noi piace sapere se Grillo viene o no, viene o no? Ma ve lo diremo, lo sapete voi prima di noi di solito. Ah sì, perché parla con i tweet e con Facebook. Va bene, grazie a Castelli, in attesa di Grillo che arrivi per la legge di stabilità, oppure no, Roma.